Amici di TG Plus, buongiorno. Oggi parliamo di allattamento. Lo facciamo con la nostra ospite, Marika Novaresio, che è consulente professionale in allattamento materno. Marika, buongiorno. Buongiorno e grazie, sono molto felice di essere qui. Grazie a te. Allora, parliamo di allattamento, che è un argomento sempre molto delicato, soprattutto magari per le mamme che sono agli inizi di questa esperienza. Quindi ti chiedo, puoi dare alle nostre ascoltatrici qualche consiglio su come smettere di allattare, ma in modo dolce, non traumatico? Assolutamente sì, con grande piacere. Allora, partiamo da tre consigli base. Il primo consiglio da cui sicuramente partire è capire bene le motivazioni, nel senso che i bambini, quando sono pronti, smettono da soli di allattare, non c'è bisogno di fare nulla, ma può capitare che una mamma voglia interrompere l'allattamento prima che il bambino sia pronto. E in questo caso è importante che la mamma capisca se è pronta a fare questo passo, perché il bambino di suo magari può non essere del tutto, ma se ha al suo fianco una mamma serena e sicura, no, che lo guida in questo passaggio, può assolutamente farlo. Quando parlo di motivazioni, ovviamente non mi riferisco a motivazioni tra virgolette giuste o sbagliate, non c'è nulla di tutto ciò, ma ci sono sicuramente motivazioni più forti all'interno della mamma e motivazioni tra virgolette esterne, esogene. Okay? Una motivazione forte interna della mamma sicuramente dà delle ottime risorse alla diade per vivere al meglio questo passaggio. Faccio proprio due esempi tra i tantissimi che potrei fare. Un tipo di motivazione esterna, tra virgolette, debole e potrebbe essere quella in cui la mamma non è così convinta di volerlo fare, ma intorno a sé tutti le dicono dai, smettila, 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 e lei non è così convinta. Quindi magari la mamma è indotta a fare questo passaggio perché gli altri fanno esterne. Un esempio di motivazione interna forte è una mamma che per ragioni personali, di qualsiasi natura, può essere anche di salute, anche se ricordiamo che sono molte le cure compatibili con il proseguimento dell'allattamento, comunque una motivazione forte interna che spinge la mamma a dire no, basta, continuare con l'allattamento non mi rende serena per mille ragioni, voglio farlo per me e quindi anche per il mio bambino, per la mia bambina, per assicurare una mamma quanto più, diciamo, serena possibile. Secondo consiglio invece? Quello di procedere gradualmente. Siamo circondate da informazioni che dicono su, via, togli il seno e stop. In realtà procedere gradualmente è importante per tutti i protagonisti della condizione dell'allattamento, per dare al bambino o alla bambina le risorse necessarie per diciamo, prendere in carico i suoi bisogni in altre modalità rispetto al seno. Pensiamo ai momenti legati all'addormentamento, al rilassamento, ai momenti tra virgolette di crisi, no? In cui magari un bambino inciampa, no? E chiede conforto e quant'altro. E così come per dare alla mamma il tempo di sentirsi a sua volta a suo agio, no? In nuove modalità, perché può essere molto, diciamo, oltre stanca, stufa di allattare, vi rimando anche lei, porta con sé alcuni automatismi, no? Certo. Legati al seno, che deve un po' scardinare. E ultimo, ma non per ultimo, dare al corpo stesso materno il tempo di procedere con l'evoluzione. Ho ancora un consiglio, se posso? Certo. Ricordare che il processo di conclusione dell'allattamento ha a che fare con la connessione, quindi non si tratta di togliere qualcosa, di togliere il seno, di togliere una risorsa e via, né di distrarre il bambino che così non ci pensa in senso tra virgolette manipolatorio. Non sarà mai un togliere qualcosa, ma sarà un prendere in carico quel bisogno in altre modalità che sono sì differenti ma ugualmente di valore.
Marika, prima di salutarci, prima dicevamo, no, che spesso ci si sente quasi costretti a smettere di allattare magari per i giudizi esterni, no? Quindi ti volevo chiedere, quali sono invece gli errori da evitare? Ok, anche qua ce ne sono tanti, ne seleziono, facciamo di nuovo tre, brevemente. Allora, prima ho detto di procedere gradualmente, no? Di non prendere una strada brusca per tutta una serie di ragioni. Aggiungo un tassello che è un tipico errore, pensare che l'unica via per smettere di allattare sia quella di lasciar piangere il bambino finché non si rassegna e stop. No. Uno slattamento dolce e rispettoso non passa attraverso questa via ed è possibile soprattutto. Quindi l'errore più comune è pensare che esista una sola via, quella di far piangere il bambino aspettando che si rassegni e stop. Un altro errore comune è quello di diciamo, utilizzare strategie che rischiano di minare la salute e il benessere, in particolare in questo caso della mamma, e qua mi riferisco a strategie come fasciarsi il seno e quant'altro. È importante ricordare che l'involuzione della produzione di latte, quindi la riduzione e via, viene accompagnata meccanicamente attraverso, se necessario, una leggera spremitura manuale. Terzo e ultimo errore che vado a citare è che, quello di pensare che lo smettere di allattare sia un percorso lineare, cioè iniziamo oggi e via via procediamo scalando tutte le poppate senza nessuna eccezione. No, la conclusione dell'allattamento, così come l'avvio dell'allattamento, così come tanti altri aspetti della vita, è un processo più, se vogliamo, a onde, no? Con picchi e discese in cui ci sono quindi magari un po' di regressioni, cioè poppate che sembrano diminuite, che poi sembrano momentaneamente aumentare e via. E È un processo riusciamo a... proprio graduale, vedi, ci riallacciamo a quello che dicevamo prima. Esattamente, esattamente, non sarà mai lineare, quindi è importante che le mamme sappiano che non è che se sono riuscite a togliere tot poppate, poi ne rispunta una e perché è successo, non lo so, chissà che cosa, no? Fa parte del pacchetto. L'importante è continuare a lavorarci su con costanza, regolarità e pazienza, e fino a raggiungere, a stabilizzare un nuovo sereno equilibrio.